Un saluto da Calcio a 5 Live, siamo qui al Paradiferi per il match tra Conauto Lidense e Città Eterna, valido per la sesta giornata del girone E della Serie D. Questa palla Lidense che parte con Fia, Fia sulla destra, il tiro, il vantaggio della Lidense con Fia, un destro secco che si va ad infilare in porta, 1-0 per la Lidense. Ancora la Lidense sulla destra, tocco in mezzo, Fia, spalla alla porta, si gira, la scarica per Corsaletti, il tiro, il 2-0 della Lidense, raddoppia Corsaletti, un sinistro micidiale che non lascia scampo al portiere, 2-0. Ancora Lidense in possesso palla, Fia rischia qualcosa, si libera bene Fia sulla sinistra, la mette in mezzo, per Rinaldi si gira, arriva il numero 5, c'è il gol del 3-0, Gentili l'appoggia di sinistra in rete, Lidense 3, Città Eterna 0. Si riparte col possesso Lidense, Rinaldi si appoggia a Starita, va col destro in mezzo per Rinaldi e c'è la rete del 4-0 firmata da Rinaldi. Il girone la ferma, fa ripartire l'azione veloce per i suoi. Ma ritorna subito bene la Lidense in fase difensiva e poi il tiro, c'è il gol del 4-1 della Città Eterna di Lazzaro, mette la firma sul match. Vale Brega va direttamente al tiro, Murato, Sgambati, la parte è vuota, tira Sgambati e c'è il gol del 5-1 della Lidense, Sgambati. E quindi ancora Città Eterna in possesso palla con Damiani, barra vicino il sinistro fermato da Fia, poi Gentili con lo mancino e la palla termina in rete per il 6-1 della Lidense, doppietta per Gentili.
Risultato ora fermo sul 6-1. Vediamo se cambierà dopo questo calcio di rigore. Parte il tiro e c'è la rete del 6-2. Accorcia le distanze in Città Eterna. Di Pietro Starita, fischietto alla bocca per l'arbitro che fischia la fine del match. L'Alidense vince per 6-2 sul Città Eterna qui al Pala di Fiore. Siamo qui con il team manager della Quenauto Alidense, Alessio Ferrara. Allora, partiamo dalla partita di oggi. Avete vinto 6-2, una buona vittoria, la prima vittoria casalinga in questa stagione. Sono contento per i ragazzi perché si stanno allenando tantissimo col mister Patalano, poi ci sono stati un sacco di infortuni. È vero che la nostra rosa è matura nel senso di età, però gli infortuni poi si fanno pesare all'interno della squadra, però si devono divertire, sono contento, stasera è una bella prestazione, speriamo che continuino così. Allora, riguardo lo sponsor, sappiamo che ci sono delle voci dal Qatar e c'è qualcosa che bolle in pentola. Oggi sono venuti dei personaggi dal Qatar che vorrebbero proporre il loro brand e stiamo parlando per un futuro di vedere se ci riesce a fare una sponsorizzazione anche con loro di tutto.